amici di Angoli, ben ritrovati. Siamo a Como, siamo in centro, all'interno delle mura, addirittura a pochissimi passi dal Duomo. E stiamo ritornando all'atelier Aimé. Ve lo ricordate, ci siamo stati pochissimo tempo fa, io mi sono divertita a scegliere il mio abito da sposa ed è stata proprio Federica, la titolare, a seguirmi e a consigliarmi fino alla scelta assolutamente perfetta. Bene, questa volta invece porremo tutta la nostra attenzione sugli abiti da cerimonia, abiti elegantissimi, perfetti anche per il flash delle feste natalizie e delle feste di fine anno che davvero ormai sono vicine. E sarà sempre lei, Federica, a consigliarci per il meglio. Venite! L'idea di aver portato io un marchio così prestigioso nel panorama italiano qui al centro di Como mi rende davvero orgogliosa. Sono da sempre stata un amante del Made in Italy e nella tradizione comasca il Made in Italy è molto forte, noi siamo patria della seta, dell'organza. Questi tessuti vengono utilizzati tantissimo in Atelier Aimé. Girando per le vie di Como sono capitata in questa piccola via vicino al Duomo e mi sono immediatamente innamorata di questo edificio storico, un edificio medievale con una facciata meravigliosa. E appena l'ho visto ho immaginato tutti i miei abiti da sposa e da cerimonia allestiti all'interno di questo edificio, di questo negozio. Ho immaginato le mie spose, le mie amiche passeggiare per l'atelier con indosso i miei abiti. Le spose sono giustamente esigenti perché devono scegliere l'abito per il loro giorno, il giorno più importante della loro vita. Le foto del matrimonio rimangono per sempre, lo ricordo alle mie spose, quindi è importantissimo scegliere un abito che le faccia sentire uniche, che le faccia sentire belle e soprattutto un abito che rispecchi la loro personalità. Oltre a vestire le spose, ci piace vestire tutto l'altare Atelier Aimé, quindi la mamma, la suocera, le testimoni, le damigelle, le sorelle, le amiche, insomma tutto il matrimonio Atelier Aimé. Le collezioni nascono quasi con un anno d'anticipo. Il nostro ufficio stile un anno prima inizia a studiare quelle che saranno le tendenze e le mode dell'anno dopo. C'è un'attenta ricerca dei tessuti, dei materiali, dei colori, ma anche e soprattutto delle vestibilità e delle esigenze delle nostre clienti. Una volta che le collezioni sono create, andiamo in azienda, le vediamo sfilare indosso alle modelle ed è così che arrivano poi nel nostro atelier pronte per le nostre clienti, perché è quella davvero il fattore più importante, l'elemento fondamentale. Abbiamo davvero una vasta scelta di tessuti, passiamo dal pizzo allo chiffon, alla georgette, al raso. Abbiamo tessuti per tutti i gusti e vestibilità per tutte le nostre clienti. Infatti vestiamo appunto dalla ragazza giovane fino alla signora più matura, proprio perché abbiamo differenti tagli, differenti modelli che ci permettono di soddisfare le esigenze di tutte le clienti e di tutti i fisici. Per la cerimonia di solito teniamo un'ora e mezza per l'appuntamento. Dedichiamo un salottino prova con una venditrice totalmente a disposizione della nostra cliente. Anche qui di solito ci piace fare una piccola chiacchiera iniziale per entrare in confidenza con la nostra cliente. Per noi è fondamentale capire le esigenze e i gusti delle nostre clienti. Poi iniziamo a vedere gli abiti, iniziamo a provarli e qui le nostre clienti davvero si divertono un sacco. Possono provare dagli abiti corti
corti, lunghi, con strascico, senza strascico. Possono sentirsi davvero principesse per un giorno e poi ovviamente arrivano alla scelta di quello che è il loro abito per l'occasione che hanno in mente. Per noi è fondamentale capire l'occasione d'uso dell'abito, quindi dobbiamo capire se la cliente vuole utilizzare l'abito per un matrimonio, quindi come invitata a un matrimonio, se l'abito sarà per una cena di gala, per una festa informale e dopodiché iniziamo a vedere insieme gli abiti che secondo noi sono più adatti a quell'occasione. Poi è importantissimo capire il fisico della cliente, capire i colori. Per le bionde consigliamo alcuni colori, mentre per le more ne consigliamo altri. E come dicevo, il fisico è un elemento fondamentale perché grazie anche alla nostra sarta riusciamo a consigliare le vestibilità più idonee ad ogni tipo di fisico. Riesce a evidenziare i punti forti dei fisici delle nostre clienti e a volte anche a nascondere quello che non vogliamo mostrare. Lei è fondamentale durante i nostri appuntamenti perché davvero appena vede la cliente capisce quali sono i trucchetti per renderla meravigliosa. Con l'avvicinarsi delle feste inizieremo a vestire le nostre clienti con gli abiti pensati proprio per le cene di Natale, le cene di gala e anche ovviamente Capodanno che ormai è dietro le porte. Per queste occasioni abbiamo tutta una linea in paillette, ovviamente abbiamo l'immancabile rosso che fa tanto Natale, fa tanto festa ed è sempre bello indossarlo. Si sposa bene con diverse carnagioni e diverse fisicità e anche diversi colori, quindi il rosso è uno di quei colori che non passa mai di moda. Ovviamente abbiamo diversi rossi, non solo il classico, quindi il rosso viene rivisitato nel ciliegia, nell'amarena, nel burgundi, proprio per cercare di sposare al meglio il colore giusto sulla cliente giusta. Atelier Me ha vestito tanti personaggi famosi sia nel mondo sposa e soprattutto anche nel mondo party e cerimonia. Una delle ultime spose Atelier Me è stata Noemi, la cantante, indossava un abito davvero particolare, molto adatto a lei. Lei è una persona davvero esuberante e particolare e l'abito la rispecchiava. E restando in tema di musica, nell'ultimo festival di Sanremo, Atelier Me ha vestito tutta l'orchestra femminile durante tutte le serate. Total White era il tema e è stato bello ed emozionante vedere gli abiti presenti qui in atelier indosso a tutta l'orchestra in un contesto così importante come il Festival di Sanremo. E la nostra collaborazione con il Teatro Sociale di Como è iniziata qualche mese fa vestendo la protagonista per la prima dell'opera, ma il nostro obiettivo ovviamente è vestire tutte le donne che vorranno andare a vedere gli spettacoli al Teatro Sociale. Proprio per la prima dell'opera abbiamo vestito diverse meravigliose signore con i nostri abiti lunghi e speriamo di poter continuare con questa collaborazione perché davvero per noi è importante continuare con questa rete di partnership nel territorio. Noi, come dicevo prima, siamo nel fulcro vitale di Como, siamo all'interno della città murata e vogliamo vivere a pieno quella che è la vita di questa città. Bisogna assolutamente avere un capo e me nell'armadio, sia che si tratti di cerimonia ma anche di sposa, e ora vi spiego perché. Avendo la sartoria interna, gli abiti lunghi
da cerimonia o da party, spesso le clienti, dopo averli utilizzati per l'occasione di gala, l'occasione importante, ci chiedono di farli diventare dei mini dress da usare poi con degli anfibi, con delle sneakers, quindi drammatizzare l'abito e reinventarlo, ma anche con la sposa. Quest'anno va tanto di moda avere l'abito da sposa a due pezzi, quindi con un crop top, una magliettina di cristalli e sotto la gonna, che sia in tulle, che sia in chiffon, che sia in micado. E questi crop top poi sono fantastici utilizzati con dei jeans, e quindi è bella l'idea anche di acquistare l'abito per un'occasione importante e poi poterlo riutilizzare in chiave completamente diversa, e questo possiamo farlo grazie alla sartoria interna. Gli abiti si possono vedere ovviamente in atelier dal vivo e per poterli toccare, ma abbiamo anche delle pagine social, quindi siamo presenti su Facebook e su Instagram, e su questi social ci piace un po' giocare anche in diversi contesti. Scattiamo foto oltre all'interno dell'atelier, in giro un po' per tutta Como, sul lago, nei monti, all'interno di boschi, quindi ci divertiamo a portare i nostri abiti da cerimonia, ma anche i nostri abiti da sposa, da principessa, in contesti un po' diversi, per far vedere alle nostre clienti come poter dar vita ai nostri abiti. Eh sì, e come vi avevo promesso, qui in Atelier Aimé, Federica ci ha illustrato tutte le soluzioni possibili per essere straordinarie in ogni tipo di cerimonia, per le feste di Natale, per il Capodanno che sta arrivando. Quindi c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Io vi ringrazio per essere stati con me. C'è l'informazione, io resto qui e me li provo tutti.